Tutti, sono Rino Parisi, uno dei componenti dell'associazione Noi di Sicilia. Qui assieme a me abbiamo un altro esponente di Noi di Sicilia. Noi ci siamo interessati, come potete vedere nelle riprese seguenti, della programmazione di questo evento del 16 pomeriggio. Sarà importante vedere questa catena umana che sfilerà per le vie, per la via nazionale in maniera particolare del comune, del nostro comune di Falcone. Poi ci sarà invece il ritorno a presidiare il 118. Perché abbiamo fatto questo evento, questa manifestazione? Per garantirci quello che è il diritto alla salute. Diritto alla salute che dovrebbe essere garantito dal 118 e dal medico che viene ad essere un componente sostanziale appunto di questo 118. Per il resto speriamo che tutto vada bene e buonasera a tutti. Quindi abbiamo, il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità questo atto di indirizzo inviato, diciamo, questo documento condiviso in Teams da tutto il Consiglio Comunale, votato all'unanimità e poi inviato a tutti gli enti predisposti, competenti per quanto riguarda la gestione del 118. Del come amministratori locali faremo con forza affinché troviamo delle soluzioni, anche perché qua stiamo parlando della vita, quindi siccome sia il governo nazionale che regionale si sono spesi a favore della vita, quindi noi con la chiusura del 118, questo evento hanno fatto, cioè, rischiamo di perdere delle vite umane, quindi noi questo non lo permettiamo nel modo più assoluto, quindi assieme ai colleghi faremo una protesta forte in modo che il governo regionale, anche se in uscita fino ad oggi è stato forte su tutte le problematiche che ci sono state in Sicilia, solleciteremo il nuovo governo regionale, chiunque esso sia, affinché prenda dei provvedimenti proprio in modo determinati a favore della nostra collettività. Nome e cognome. Quanto riguarda noi, appoggiamo veramente tutto per seguire il 118, anche perché vale la vita nostra e di tutte le persone. Passo la parola al formatore sanitario della misericordia. Buonasera, sono Rossello Salvatore, sono un infermiere professionale, attualmente lavoro presso l'ospedale di Barcellona,
presso il reparto di malattie infettive. Il nostro intervento oggi è dovuto, oltre al fatto che noi comunque siamo dei volontari, quindi teniamo fortemente a quello che è il principio sacrosanto della prevenzione, non solo della salute. Stai fermo, non muovere. Per noi è fondamentale non protestare, ma protestare pacificamente come appunto oggi lo stiamo facendo, perché per noi è un diritto sacrosanto. Avere il 118 è per noi è un motivo di salvezza. Salvezza perché è l'urgenza, è il pronto immediato intervento su un paziente che potrebbe avere momentaneamente le cure più adeguate, e poi diventerebbe anche un momento di filtro, perché togliere il 118, comunque togliere quelle che sono appunto gli operatori sanitari o quantomeno anche i medici, come appunto se ne sta parlando, è importante, perché è già un punto di filtro. Se no, qualsiasi paziente potrebbe essere portato immediatamente al pronto soccorso, come effettivamente già le cose si avvereranno, e questo diventerà un punto molto difficile anche per l'attuale congiuntura che si stanno creando, soprattutto anche per quanto riguarda lo spostamento del pronto soccorso all'ospedale di Barcellona. Con questo chiudo e speriamo che l'Unione farà la forza questa volta. Grazie. Puoi andare. Presidente dell'Associazione Antiviolenza Lebanon. Noi abbiamo voluto partecipare a questa manifestazione di protesta perché la salute è un diritto di tutti e quindi non può essere toccata. Per questo diciamo no alla chiusura dei siti e no ai tagli alle ambulanze medicalizzate. Allora, questa manifestazione che oggi facciamo a Falcone, che è una delle 6 piazze della provincia di Messina, per la raccolta firme si concluderà chiaramente il 23 e il 24 a Messina, ha un valore non solo simbolico ma anche sostanziale, perché la presenza delle amministrazioni dei comuni limitrofi, la presenza delle persone dei comuni limitrofi di tutto il territorio serve a dimostrare a chi gestisce la sanità in Sicilia, specialmente ai nostri politici, che la nostra salute non deve essere toccata, perché la salute è di tutti noi. E come le persone ben sanno, io sono vivo solo perché c'era un'ambulanza medicalizzata a Falcone, perché ho avuto un infarto mortale e sono vivo grazie a lei. Per cui se non difendiamo questi valori fondamentali, questi sani principi di vita che sono la sanità, che sono i servizi pubblici, vuol dire che non ha più senso nemmeno spendersi in nessuna attività sociale. Io sono orgoglioso che questa sera qui nella mia Falcone c'è una tanta affluenza di pubblico e di persone, perché la cosa è veramente sentita di cuore. Spero che questo messaggio che stiamo lanciando principalmente ai nostri politici a Palermo, perché poi dipende solo da loro il mantenimento di questa autoambulanza, vi prego, vi faccio un accorato appello, risparmiate le altre cose inutili che se ne spendono a miliardi di euro nella nostra provincia, lasciate la sanità che è una cosa indispensabile per i cittadini. Grazie. Allora, nome e cognome. Buonasera a tutti, sono Milone Daniele, presidente dell'associazione Sciabaga. Allora, questa è una manifestazione fondamentale perché quello che vogliamo è il diritto alla salute. Il diritto alla salute che non può venire a mancare nel nostro paese, così come nei paesi limitrofi. Quindi dobbiamo batterci sia oggi ma anche nel proseguo, nelle prossime settimane, per fare tutto il possibile per mantenere il 118 nel nostro paese. Quindi speriamo che questa sera ci sia molta affluenza, che le persone ci aiutino in questa battaglia, perché meritiamo veramente che il 118 rimanga nel nostro paese. Testimoniamo per la salvaguardia del 118 a Falcone, che è un servizio, ma è un dato di fatto per tutto il territorio e non soltanto per la nostra cittadina. Questo è a salvaguardia della vita, perché il paradosso è dove noi facciamo il nostro servizio, la raccolta sangue, per far arrivare la sacca di sangue in ospedale, e poi rischiamo di banalizzare il nostro servizio perché non arrivano le ambulanze al 118 con gli infortunati e con gli incidentati. Salvaguardia della vita perché anche il nostro governo centrale, non più tardi di 2-3 mesi fa,
ed ha fatto un intervento forte a salvaguardia della vita e non dell'eutanasia. Quindi anche questo è salvaguardia della vita, però dobbiamo essere tutti compatti e quindi salvaguardare quello che è alla nostra vita e il servizio per consentire questo. Quindi dico paradosso, perché in questo momento dove dico, si parla di sprechi, di ottimizzare delle risorse veramente monetarie, e allora dico tagliamolo dove è veramente possibile tagliare e non ai servizio che serve a garantire la vita. Quindi la vita principio veramente del fabbisogno. Grazie. Vediamo il 118 a Falcone. No, vai di nuovo. Iopalo, in rappresentanza dell'associazione 5-6, anche noi siamo qui presenti questo pomeriggio, questa giornata, per un tema così importante. Siamo vicini alla comunità di Falcone e a tutto il territorio. Sono il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Circolo di Oliveri, e abbiamo voluto dare il nostro apporto di rappresentanza a questa manifestazione in difesa della salute dei cittadini e per il 118. Quindi giù le mani dal 118, giù le mani dalla salute dei cittadini. E un augurio che questa manifestazione vada in porto e raggiunga gli obiettivi prefissati dagli organizzatori. L'amica Pina, che è l'ideatrice di questa manifestazione, la dottoressa Vitanza, e abbiamo deciso di partire perché sennò poi si fa tardi. Io gradirei però che i sindaci dei comuni limitrofi che ci sono, l'amico Pino, l'amico Gino Bertolani di Furnari, il comune di Castelreale, poi qualche altro rappresentante anche se non alla fascia, gentilmente di venire un attimino sul palco, e in modo che ci riprenderanno di sicuro, ma giusto per, come si dice, per dire che i rappresentanti del territorio, che anche se non siamo numerosissimi, ma siamo, come si dice, di ottima qualità, ci teniamo a difendere la nostra salute, perché è della nostra salute che parliamo, di quella della nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Fra poco, dopo che abbiamo detto qualche parolina, solo semplicemente qualche parolina di saluto dei sindaci che sono presenti e dell'amica Pina che ha coordinato il tutto, partiremo e il percorso che si seguirà sarà il seguente. Sarà un pochettino faticoso, ma ha un senso e un motivo pure questo, perché dobbiamo far vedere alle persone che occuperemo principalmente la nazionale, che è molto a quest'ora è molto frequentata, in modo che le persone capiscono che il territorio c'è e si fa sentire, non il sindaco di Falcone, non i sindaci di Comune Mitro, ma le persone del territorio vogliono difendere la propria salute, per cui faremo la via nazionale, ci introdurremo nella via Roma, faremo tutta la via Roma, arriveremo al campo sportivo, è un pochettino lunghetta, lo so, poi ci faremo tutta la nazionale al ritorno, entreremo nella via Italo Balbo, andremo nella via Garibaldi, presidieremo con la catena umana a difesa del nostro PTE 118 medicalizzato e quindi ritorneremo qui in piazza. Dopodiché la serata proseguirà con tutti i ragazzi che ci allederanno con qualche spettacolino, nella speranza che riusciamo a raccogliere ancora maggiore firme. Io vi ringrazio anticipatamente a tutti coloro che parteciperanno e ringrazio principalmente i sindaci di comune limitrofi che sono qua, a cui io subito cedo la parola all'amico Pino Di Oliveri, che è direttamente interessato come me
a questo servizio, perché la nostra autoambulanza generalmente fa la spola, Falcone, Oliveri, Furneri, Falcone, Oliveri, Furneri, per cui Pino, cedo a te la parola. Grazie Carmelino, io intanto il sindaco mi ha reso partecipe di questa manifestazione, abbiamo parlato assieme e quindi siamo uniti in questa protesta, perché dobbiamo protestare in un modo forte e con gli organi competenti, perché è una cosa inaudita, chi parla che dobbiamo lottare per la vita, qua invece mi sembra che fanno tutto il contrario, e quindi noi dobbiamo veramente con forza andare alla regione, se possibile anche oltre lo stretto di Roma, per manifestare, ribadisco, in modo forte. E come ho detto, l'amministrazione regionale va a concludere il mandato, però dobbiamo, chiunque esso vincerà le elezioni regionali, dobbiamo lottare per questo e farglielo proprio inserire probabilmente anche nel programma, perché è una cosa assurda che vanno a fare proprio i tagli dove persone, i medici, anche molti volontari ogni giorno salvano delle vite umane, e quindi noi dobbiamo lottare per salvare proprio le vite umane, mentre loro con il taglio non vogliono salvare le vite umane. Quindi io per qualsiasi cosa sarò disponibile assieme ai colleghi e cerchiamo di far partecipare più colleghi possibili su questo e fare questa manifestazione forte. Grazie. Grazie, buonasera. Vorrei ringraziare innanzitutto l'ingegnere Paratore che ha avuto questa brillante idea di organizzare la dottoressa Vitanza, io non conoscevo, quindi ringrazio, chiedo scusa a Cesare quel che di Cesare. È giusto, quindi ringraziamo la dottoressa Vitanza per l'idea che ha avuto e ringrazio soprattutto voi, quelli che siete qua presenti, perché noi stiamo subendo in questo momento uno scippo, come si suol dire, perché l'articolo 32 della Costituzione dice che ogni cittadino ha il diritto alla salute e qua ce lo stanno togliendo questo diritto. Vogliono dimezzare le ambulanze senza, con medici o senza medici, che sinceramente io non so, un'ambulanza solo con un autista a cosa può servire, con tutto il rispetto per l'autista e con tutto il rispetto per chi lavora. Quindi credo che non servirà proprio a niente questo, e vogliono togliere soprattutto anche i 14 PTN, rimarranno soltanto 4 forse, nella provincia di Messina. E badate bene, sto dicendo nella provincia di Messina, perché nelle altre parti della Sicilia non è avvenuto questo. Sicuramente noi stiamo pagando, lo scotto, perché l'assessore alla sanità purtroppo è di Trapani e non è delle nostre zone, perché si è staccato. Lo dobbiamo dire tranquillamente, perché ormai oltretutto siamo anche a fine legislatura. Speriamo che questo signore, questo fantomatico Guicciardi, ritiri. No, lo conosco bene, perché noi, non è solo il 118 e il PTE, noi tante volte l'anno scorso siamo andati diverse volte assieme al sindaco di Barcellona, assieme al sindaco di Terme Vigliatore, assieme a Paolo Imbesi, il vice sindaco di Castroreale, siamo andati diverse volte in assessorato, lui ci ha sempre accolto, abbiamo assistito pure a una riunione della commissione sanità e ha promesso tante cose, perché vi dico una cosa, non è soltanto il 118 o il PTE che stanno depauperando così, è tutto il sistema sanitario. Voi vedete che a poco, una cosa assurda, l'ospedale di Barcellona è quasi completamente depauperato. Quanto prima noi ci ritroveremo con un solo pronto soccorso che deve servire a una popolazione di 150-160 mila abitanti,
perché la popolazione fra Barcellona, fra il barcellonese e il milazzese, arriviamo a queste cifre, a questi numeri, a 150-160 mila abitanti, e voi ve lo immaginate un solo pronto soccorso per 160 mila abitanti? Come dovremmo fare? Quindi diciamo che è una situazione generale, completamente, che non va più bene. Questo signore o ritira questo decreto o lo modifica, o allora aspettiamo che non faccia niente e speriamo che con la prossima amministrazione, il prossimo governo regionale prenda i dovuti provvedimenti. E quindi noi siamo qua soprattutto anche per questo. Però Carmelino, va bene che noi siamo disponibili ad apprendere, dottoressa Vitanza, noi siamo disponibili a partecipare a qualsiasi manifestazione, non così come stiamo facendo ora, ordinata, per bene. Noi siamo in grado di andare a protestare, anche di incatenarcela davanti l'assessorato, come si faceva una volta, perché ormai non ci prendono più in considerazione. Quindi guardi, io do la mia massima disponibilità, oltretutto io faccio parte, io sono il sindaco di Novara di Sicilia, faccio parte di un territorio molto disagiato, un territorio dove le strade sono tortuose, un territorio che quando c'è un infarto del miocardio o un ictus non riuscirai mai in 30 minuti ad arrivare al posto adatto per essere curato. Quindi siamo in una situazione di caos e di emergenza. Speriamo di riuscire a fare qualcosa. Comunque io torno a ringraziarvi per la sensibilità che avete e che state dimostrando partecipando a questa manifestazione. Grazie. Vai. La mia voce è molto molto poverina, però io vorrei dire solo una cosa: questi signori giocano con la salute di tutti noi. Io sono molto amareggiato per voi, ma per 2 anni fa ci sono passato io come comune di Castroreale e il territorio. Questi signori, rispettando la legge Balduzzi, hanno dovuto fare economia e hanno chiuso 2 postazioni del 118, una a Castroreale e una a Santa Domenica Vittoria. Vedete quanti risparmi hanno fatto sulla vita di tutti noi cittadini, perché ci può capitare chiunque, come voi ben sapete. Per questo sono stato diverse volte nella 6ª commissione a Palermo a farmi riconvocare la commissione. Alla fine siamo arrivati sempre lì, hanno chiuso, non sentono i problemi dei cittadini di salute, che noi possiamo contare. Per quando c'era questo 118 faceva dai 40 ai 70 interventi al mese, adesso non se ne fa nessuno, adesso gli interventi fanno i signori, grazie a Dio che ci sono pure quelli dell'agenzia funebri, che forse tanto interesse per sapere, non ce l'hanno, scusate questi signori, che loro lavorano e cercano di fare il fomento. Però diciamo, il nostro servizio pubblico, i nostri diciamo contribuenti che facciamo di soldi che paghiamo per questa sanità, siamo completamente abbandonati, diceva il sindaco Pelli Gino. Siamo stati pure a Roma, lui si è dimenticato, al Ministero della Sanità. Promesse, modifiche, delibere, documenti firmati, fotografia fatta con tutti, alla fine l'indomani cambiava tutto. Ora scusatemi, io sono molto amareggiato, speriamo che qui non succeda come a Castroreale, e continua. Diamo la parola alla dottoressa Fina. La provincia di Messina. Io ho promosso la manifestazione qui a Falcone, ma sono i medici del 118 che hanno fortemente voluto informare la popolazione di quanto sta succedendo nella provincia di Messina, che è la più penalizzata, perché
il 118 di Messina viene considerato un modello da seguire, ma lo stanno distruggendo. E chiaramente io sto appoggiando tutti i medici a fare questo. A Falcone l'ho voluto, ho coinvolto tutte le associazioni e le ringrazio per questo. Non mi soffermo qui a dire di che cosa fa il 118, perché lo farà il collega Nino Grillo più tardi. Dirò semplicemente che noi prima di tutto siamo medici e crediamo in una missione. Ed è per questo motivo che coinvolgiamo la popolazione, perché abbiamo bisogno anche di voi, perché questo non succeda, perché il taglio non avvenga. Sto parlando non da medico ma da cittadino, cittadino che vuole la tutela della salute. Quello che sta succedendo è anticostituzionale, motivo per cui non mi soffermo sul resto, perché ci sarà chi per me vi descriverà come funziona il sistema 118. Ancora grazie a tutte le associazioni che oggi sono presenti e che si sono impegnati a fare questa manifestazione che si prolungherà per tutta la serata. Ora io prego tutti di allinearsi con i foglietti che sono stati consegnati per iniziare a fare la nostra catena per le strade del paese di Falcone, perché ci dobbiamo sentire uniti insieme, non c'è, tutti abbiamo bisogno di essere assistiti. Grazie. Vorrei dire che lei ha citato tutte le associazioni di Falcone, ma non sono solo quelle di Falcone, perché ce ne sono pure, lo ringrazio pure personalmente a nome dell'amministrazione di Falcone, ma anche le altre amministrazioni, mi faccio partecipe del loro ringraziamento. Adesso prego di essere però ordinatini, perché sulla nazionale dobbiamo manifestare ma essere ordinatini. Direi di tenerci per mano, possibilmente catenomana significa 1 a 1, che ha un senso, massimo 2 a 2, non è che dobbiamo fare chilometriche, però di non fare grossi assemblamenti, perché sennò costituiremmo pure un pericolo, perché il nostro corpo di vigili urbani non è illimitato, ci daranno una mano d'aiuto, ci sarà l'autoambulanza, però cerchiamo di essere, come sempre dico io, ordinati. Finisco col dire, dopo la manifestazione di stasera ci saranno i vostri figli che qua ci alleteranno la serata, i nostri figli, perché sono come se fossero pure figli miei. Dopo ci sarà la banda musicale che ci allieterà la serata con qualche bel brano anche di musica classica o quello che il maestro vedrà di fare. Oggi abbiamo avuto i bambini che hanno giocato, per cui stasera più tardi metteremo pure le sedie. Non mancate, perché vedete, anche se è una manifestazione di protesta, dobbiamo dire che è una manifestazione di vita, perché noi lottiamo per la vita. Grazie.